Ciao a tutti amici di eximardo.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il C-Series 9H, un headset da gaming che si presta molto bene anche ad un utilizzo con gli smartphone, in quanto all'interno della confezione è presente un adattatore jack 3,5 mm che ci permetterà di ascoltare la musica con queste cuffie. Come possiamo vedere, la confezione è caratterizzata da un'immagine illustrativa dal modello delle cuffie, dal brand. Nella parte retrostante troviamo alcune caratteristiche tecniche riguardanti il prodotto e altre immagini illustrative. Procediamo dunque all'unboxing delle cuffie. Muoviamo un attimo un sigillo e procediamo dunque ad estrarre il bundle. Come possiamo vedere, le cuffie sono ospitate in un blister di plastica. Come prima cosa troviamo un opuscolo dentro una confezione di carta contenente la Quick Start Guide e altre informazioni relative al prodotto, che vedremo comunque meglio nella recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Al di sotto troviamo i vari cavi, che adesso andremo a vedere nel dettaglio, e troviamo dunque un cavo mini USB che ci permetterà di collegare le cuffie al nostro computer, dotato di un controller che ci permetterà di attivare e disattivare il microfono e di regolare il volume. Inoltre, come vediamo, il cavo è rivestito in intreccio di tessuto. Presente anche un adattatore da mini USB a due jack da 3,5 mm, in modo che potremo sfruttare SCS 9H tramite una scheda audio dedicata con jack sempre da 3,5 mm. Non manca un adattatore che ci permetterà di collegare le cuffie al nostro smartphone ed un'ulteriore prolunga, sempre con cavo rivestito in intreccio di tessuto, che ci permetterà di utilizzare le cuffie anche in postazioni da gaming abbastanza distanti o comunque dove si richiede la presenza di un adattatore. Detto questo, procediamo quindi ad analizzare le cuffie ed la relativa scheda audio, la SteelSeries V2, che ci permetterà di simulare un suono 7.1. Inoltre, le SteelSeries 9H sono dotate del sistema Dolby Logic 2X, che ci permetterà quindi di avere dei suoni più corposi, più migliori di un headset stereo, comunque non dotato di tale tecnologia. Troviamo sempre due jack da 3,5 mm più un'alimentazione mini USB e il connettore USB che andrà al computer e che verrà rilevato dal sistema SteelSeries Engine 3. Procediamo dunque all'analisi delle cuffie stesse. Come possiamo vedere, il design è molto semplice, la colorazione è full black. Troviamo dei padiglioni con rivestimento memory foam da 40 mm. La colorazione è arancio e la parte esterna è nera. Abbiamo una serigrafia del logo SteelSeries, una superficie ruvida, quindi eviterà eventuali impronte digitali. Abbiamo la possibilità, come sempre, di regolare le cuffie fino a 7 cm di larghezza. Anche nella parte più estrema troviamo la serigrafia SteelSeries su questi plate in metallo. La headband interna è dotata di un comodo rivestimento in gomma che ci permetterà di non affaticare la testa, mentre nel driver da parte sinistra troviamo un comodo microfono unidirezionale che avremo la possibilità di regolare di spostarlo dove vogliamo in quanto è di tipo flessibile e abbiamo la possibilità, come abbiamo visto, di riporlo quando non utilizzeremo le cuffie per delle sessioni di gioco e sfruttarlo con il connettore adattatore per ascoltare la musica al nostro smartphone. Inoltre, nella parte inferiore è dotato del connettore mini USB che ci permetterà di collegare le cuffie al cavo che abbiamo visto in precedenza e dunque di collegarle al nostro computer.
Come possiamo vedere, le cuffie sono davvero molto eleganti, colorazione nera, e per ulteriori immagini e per la recensione scritta sul nostro sito www.xmhardware.com. Un saluto a tutto lo staff.